Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Vi siete mai chiesti dove siano nel mondo Pokémon gli animali comuni che abitano il nostro mondo? A riguardo esistono alcune teorie molto interessanti. Alcuni pensano che i Pokémon siano semplicemente l'equivalente degli animali, altri si spingono addirittura oltre, sostenendo che un virus spaziale, per intenderci lo stesso che ha portato alla nascita di Deoxys, sia arrivato sulla Terra e abbia infettato ogni specie animale, rendendola più forte e, soprattutto, geneticamente modificata. In parole povere, un Pokémon. In effetti, come gli animali, queste creature cacciano, provano emozioni e si esprimono tramite un verso unico, salvo rare eccezioni ovviamente. Così, come diamo per scontata la presenza degli animali nel nostro mondo, facciamo lo stesso anche per i Pokémon. Eppure nel mondo animale, troppe specie sono in via di estinzione, anche a causa dell'uomo, altre si sono addirittura già estinte. Per quanto riguarda i Pokémon, sappiamo della presenza di creature preistoriche, rigenerabili dalla moderna tecnologia. Ma vi siete mai chiesti quali Pokémon possano essere in pericolo di morte? Quali specie potrebbero abbandonarci da un momento all'altro? Sembrerà banale, ma ne esistono molte. Basti pensare alla rarità di certi Pokémon come ad esempio Lapras, Tyranitar e tutti gli pseudo-leggendari di tipo Drago. Ovviamente poi i leggendari sono esclusi in quanto in qualità per l'appunto di leggendari possono essere classificati quasi come delle divinità. Detto ciò, chi ci dice che magari in un passato remoto il mondo non fosse pieno di Pokémon come Moltres, Zapdos o Articuno? Forse questi Pokémon sono stati decimati da qualcosa di sconosciuto e sono diventati così rari da diventare per l'appunto delle leggende, un po' come tutti gli animali fantastici che popolano il mondo della letteratura di varie regioni. Sull'estinzione dei Pokémon abbiamo anche però un esempio palpabile. Infatti, già dalla prima generazione sappiamo come Farfetch sia stato cacciato dall'uomo, una caccia che ne ha prodotto la decimazione e, secondo alcuni, porterà alla sua estinzione. Chissà, magari tra anni ed anni nel mondo Pokémon si loderà Farfetch, come se fosse una divinità. Appurato ora che i Pokémon possano estinguersi, ed anzi, si stanno estinguendo proprio in questo momento, parliamo di una particolare categoria di Pokémon che tutti amiamo, che segna ogni nostra avventura, ma che forse nascondono l'avvicinarsi di una loro futura estinzione. Gli starter. Già, Bulbasaur, Charmander e Squirtle potrebbero lasciarci per sempre, in un avvenire non troppo remoto in fin dei conti. Pensiamoci, sono Pokémon introvabili allo stato brado, pochissimi allenatori li possiedono all'interno del gioco e gli unici esemplari presenti, soprattutto al primo stadio, sono custoditi da un professore che è impegnato in varie ricerche nel suo laboratorio. Non credete sia un po' sospetta come cosa? Sembra quasi che ogni starter di ogni generazione sia stato consegnato allo studioso della regione per svolgere delle ricerche a riguardo. A sostegno di questa ipotesi è la comune origine dei tre starter già citati di Kanto. Venusaur è ispirato a un mammifero vissuto nel Triassico, Charizard sembra ricordare un pterodattilo o comunque un rettile volante, mentre Blastoise prende ispirazione dalla tartaruga gigante. Caratteristica comune a tutti e tre è quella di essere estinti o in procinto di scomparire dal pianeta. Voi cosa ne pensate? Credete davvero che questi Pokémon potrebbero lasciarci? Credete nell'estinzione di massa di alcune specie? Fatemelo sapere qua sotto con un commento. Io vi invito anche ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, passate dai social che troverete in descrizione e premete la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed del canale. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!